Dopo la frenata dovuta al Covid, nel 2021 sono ripartiti i consumi delle famiglie torinesi, anche se aumenta il divario fra ricchi e poveri, lo dice l'indagine annuale della Camera di Commercio. Restano alcune abitudini del lockdown, dal cibo di asporto all'utilizzo della tecnologia, e in pochi riescono a risparmiare. Maria Elena Spagnolo. L'anno scorso i consumi delle famiglie torinesi sono tornati a crescere, anche se i valori sono ancora distanti rispetto al periodo pre-Covid, e questo aumento non riguarda tutti i nuclei familiari. È la fotografia che emerge dall'indagine annuale della Camera di Commercio di Torino, che vede aumentare il divario tra famiglie abbienti e quelle meno facoltose. Rispetto al 2020, l'anno della frenata della pandemia, nel 2021 la spesa mensile delle famiglie è cresciuta del 3,9%, arrivando a 2.524 euro. L'aumento è stato più forte nelle spese non alimentari. Crescono viaggi e vacanze, pasti fuori casa e l'acquisto di cibi da asporto, ma anche abbigliamento, vestiario, telefonia. Questo riguarda però soprattutto le famiglie più ricche, che hanno speso più del doppio in beni non alimentari. Nel report emerge una ulteriore diminuzione della capacità di risparmio. La capacità delle famiglie di risparmiare solo erano un 28% nel 2020, un 25%, quindi c'è ancora un calo della capacità di risparmio, era il 40% nel periodo tra il 2016 e il 2018. Non dimentichiamo in fondo l'importante effetto dell'inflazione che in questi giorni, in questi mesi, sta caratterizzando l'anno 2022. Il rialzo dei prezzi porterà a una obbligatoria maggiore spesa delle famiglie. Emerge che alcune abitudini acquisite durante la pandemia restano anche adesso. Per esempio la tecnologia. Molti scelgono il web anche per pagamenti digitali e intrattenimento. Una tendenza in atto già da anni che il Covid ha accelerato.